Il tema di oggi è dedicato ai programmi della rivista DigitCult, che sono concentrati sui movimenti tipici della ricerca e della cultura nel mondo digitale. L'introduzione è del rettore del Politecnico di Torino, quindi un'occasione straordinaria, magnifica come il suo ruolo, ma è anche una dimostrazione che il rettore del Politecnico, cioè Guido Saracco, non sta chiuso nel bunker del Politecnico, ma si mette in movimento e va a parlare con un pubblico anche molto generico, molto generale. Naturalmente questi sono temi che lo interessano particolarmente, perché il Politecnico è comunque una delle fonti principali di sviluppo e di diffusione della cultura, diciamo, scientifica in senso tecnico-scientifico, in senso generale. Allora io darei subito la parola a Guido Saracco, ringraziandolo per essere venuto. Grazie, un piacere. Io sono particolarmente contrario all'università bunker, sono per un'università aperta, e su questa base abbiamo progettato un futuro per il Politecnico di Torino che veda momenti di condivisione delle cose con la società, come esattamente sta capitando qui. E peraltro sono qui in altri 4 eventi, uno già nel passato e altri nel futuro di questo salone, anche un po' per dare il mio contributo a questo salone, in modo tale che resista, superi queste ambasce. E devo dire, la quantità di persone che vedo qua è veramente confortante. Già era così il primo giorno, mia figlia viene con la scolaresca lunedì, insomma diamo un contributo a tutti quanti in famiglia. Va bene, ma in assoluto io sono un chimico, quindi lontano, se volete, per certi versi dal digitale, ma è doveroso fare i conti col digitale, perché la cosiddetta rivoluzione digitale cambierà radicalmente il modo in cui vivremo, creerà molte opportunità, presenta anche molti rischi, e per poterla affrontare l'università deve essere in prima linea, cioè bisogna conoscere approfonditamente la materia. Stiamo parlando dell'internet delle cose, cioè del fatto che siamo circondati di sensori che genereranno una marea di dati e sempre di più. Un mio amico Mario Rasetti, che molti di voi sicuramente conoscono, mi diceva che ogni anno vengono generati più dati di quanto l'intera storia dell'umanità a oggi ha generato, e questo sarà così in modo esponenziale. Quindi da questi potranno leggere tante cose col cosiddetto data mining, questi procedimenti di apprendimento. Questo cambierà anche come si produce. Mi diceva la Solvay, i manager della Solvay, che è un'industria chimica di grande prestigio e grande storia, che applicando concetti di data mining nel controllo dei processi loro, cioè svincolati da quelle logiche causa-effetto che caratterizzano la formazione degli ingegneri, se vuoi, fino ad oggi, hanno ottenuto un 20% di incremento della produttività dei loro impianti. Quindi le cose effettivamente poi sono efficaci. L'intelligenza artificiale, il rischio, la cyber security, sono tutti temi che dobbiamo studiare con attenzione. Non bastano gli esperti. Quello che emerge in tanti colloqui con queste imprese è che, insieme all'esperto di data mining, di ingegneria informatica, vanno affiancati altri specialisti, insomma, in un'ottica multidisciplinare, che in questo ambito è essenziale come in tanti altri. Io, per così dare un'idea di quanto potrebbe rivoluzionare la società questa rivoluzione, dico sempre che quando sarò un pochettino più anziano io non avrò una badante di queste che si vedono, ma probabilmente avrò un robot badante che mi intratterrà, e poi ogni tanto arriverà qualcuno a dirmi qualche parola per ricordarmi che sono umano, imperfetto e così via. Bene, allora il Politecnico si sta strutturando per questo. Il Politecnico deve per forza essere un passo avanti, con difficoltà, perché tutto sta cambiando molto rapidamente. Deve essere un passo avanti perché deve formare i professionisti che poi entrano nella società e cercano di cavalcare l'onda e portarla in direzioni utili. Non è una cosa semplice,
Abbiamo creato una serie di laboratori in questo ambito interdisciplinari. Una piccola anteprima: vorrei costruire una casa della rivoluzione digitale dove portare a sistema tutta una serie di esperienze. Vedo qui in prima fila rappresentanti del centro Nexa, che si occupa di internet e società. Metteremo lì il laboratorio di data mining, di big data che abbiamo creato l'anno scorso. Porteremo lì coloro che sanno collocare sensori e sviluppare prototipi multifunzionali di droni piuttosto che di autoveicoli, e possibilmente cercheremo di attirare anche noi delle aziende, come è stato qualche anno fa con il rettore Profumo. Microsoft venne da noi. Una cosa che mi ha fatto un po' dispiacere è vedere che Apple è andata a Monaco a creare il loro centro ricerca, e che Apple era nel nostro Career Day. Qualche paio di settimane fa ci sono state 6.000 iscritti per andare in un unico giorno a frequentare gli stand di questi grandi gruppi industriali che cercano lavoro da noi. La risorsa umana è fondamentale e la nostra è particolarmente apprezzata. Ora, spiace che la Apple venga qua, noi lì si formi e poi vanno a lavorare in Germania. Quindi dobbiamo cercare di essere attrattori. Dobbiamo anche cercare di cambiare la formazione di queste persone. Per questo che abbiamo in animo, intanto ho un vicerettore alla cultura e comunicazione, come il professor Ricciardi fu per il professor Profumo un paio di mandati fa, nella persona di Juan Carlos De Martin. E poi, anche tramite lui e la sua opera, cercheremo di organizzare l'inserimento delle scienze dell'uomo e della società all'interno della formazione degli ingegneri, cosa che già capita da tempo nelle architetture, che sono l'altro emisfero della nostra formazione, perché l'architetto si occupa dell'uomo per definizione, no? E quindi deve relazionarsi con la sua imperfezione e creatività, se vogliamo, no? Ora l'ingegnere deve fare lo stesso, cioè non abbiamo più i parametri standard di quando l'economia era dominata da grandi gruppi industriali che facevano produzione seriale, la classica fabbrica di prodotti ripetitivi. Adesso bisogna interpretare i disagi della società, saperlo fare, anche se uno è un ingegnere, e per trovare delle soluzioni. E in genere questo capita in team, cioè in team multidisciplinari che si confrontano. Anche questa è una cosa che cercheremo di introdurre nella nostra formazione, magari facendo lavorare insieme professionisti in nuce di diverse specializzazioni, magari facendo venire dall'università studenti ma anche professori di sociologia, filosofia, eccetera eccetera. Sotto questo punto di vista, ovviamente venendo alla DigiCult che ho conosciuto da poco ma che ho apprezzato, queste piattaforme sono un luogo virtuale di discussione molto interessante, tra l'altro di grandissima pregio anche visivo, cioè è piacevole navigare quel sito e immergersi in esso. E chiudo con una preoccupazione e una speranza, perché io vedo mio figlio e vedo quanto sia addicted sui tablet e su internet. Ci abbiamo minimamente riflettuto con la mia compagna e poi abbiamo detto di lasciare andare e rischiare e navigare nei flutti, un po' perché oggettivamente quando viene a usare il tablet si passiva e noi respiriamo un attimino. Noi abbiamo due figlie che ormai sono tutte e due, uno di 10, uno di 6, una di 6, un po' perché ancora peggio che nel passato, se tu isoli, so di miei colleghi che hanno completamente isolato i loro figli da questi mezzi di comunicazione e gli danno una, secondo me loro si perdono un sacco di informazioni. Vedo i miei figli che sanno molte più cose di quanto io sapessi in passato. Ovviamente il mestiere dei genitori è diventato un complesso, però anche noi stiamo vivendo, poi siamo professori, siamo abituati a relazioni, insomma rischiamo. Nel frattempo ho scritto un libro di divulgazione cartaceo con la Zanichelli sulla chimica verde, e parlando con un esperto di comunicazione, quando gli ho detto ma per chi è questo libro, mi fa: ma per gli studenti del liceo, quelli universitari? Lui mi fa: no hope, non lo leggeranno mai. Come non leggeranno mai? Ma è divertente. No, ma loro guardano su internet. Ah, ho fatto anche un video, abbiamo presentato un centro che dirigevo sullo sviluppo sostenibile, e mi fa: ma quanto è lungo? 45 minuti. No hope.
Allora, questo mordi e fuggi da pillole mi fa un po' paura, nel senso che secondo me, e lo vedo nei miei studenti, questi ragazzi divorano informazione e bisogna trovare il modo di fargliela digerire con senso critico, con responsabilità, e tendono a non leggere più i libri. Cioè, se io insegno una materia, loro si riferiscono alle slide, vanno a pescare qualcosa sulla rete, possibilmente gli esercizi risolti, vedete, molto brutalmente, o comunque, ma non hanno più il piacere o la necessità di andare a prendere un volume, leggerselo. Certamente ti dice più cose, ma io nel studiare un pochettino più espanso rispetto a quello che mi aveva comunicato il docente, in genere, almeno mi sembrava di capire di più, mi sembrava di apprendere di più. Io credo che questa sia una sfida importante, non ho una soluzione, sto cercando di farmi un'idea, ovviamente sono molto interessato perché ho due bimbi piccoli che stanno in fase di ramp up dal punto di vista della loro cultura e costruzione di una personalità. Va bene, quindi mi ha fatto piacere poter introdurre questo evento e io sto qui con voi con molta curiosità. Grazie. Solo una battuta sul rapporto padre-figli. In epoche lontane io e la mia compagna avevamo deciso di non comprare il televisore, no? E quindi in casa nostra non c'era il televisore. I nostri figli scomparivano regolarmente e abbiamo scoperto che andavano dai vicini che avevano il televisore e si guardavano la televisione dai vicini. Quindi l'operazione controllo, secondo me, è destinata a non funzionare. Funzionano di più altre operazioni e quindi spero che Guido Saracco sarà un lettore. Ma la mia compagna è pugliese e quando dice mazzo te fa, ovviamente non le pratica più di tanto, un po' sì. Bene, adesso passiamo all'Università Anatomia Umana, al professor Alessandro Vercelli, che è uno dei curatori dello special issue pubblicato da DigitCult, dedicato appunto ai temi di cui ci parlerà adesso, penso. Cioè, noi abbiamo messo un titolo molto generico, medicina e nuove tecnologie, ma lui preciserà quello che c'è dentro questo numero e che lui intenderà fare, penso, in futuro insieme a DigitCult. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito e grazie soprattutto al professor Ricciardi per avermi coinvolto in questa avventura. E mi fa molto piacere parlare dopo il rettore del Politecnico, perché abbiamo molte collaborazioni col Politecnico, con l'Istituto Boella, che è è molto legato al Politecnico. Io appunto sono un anatomico, in effetti abbiamo appena comprato il cadavere virtuale, quindi vedete che la tecnologia digitale eccetera sta rivoluzionando anche la nostra materia, nonostante sia antica fin dal 1500-1600. E a parte questo però mi occupo anche nel caso di progetti europei, ma comunque con il mio istituto che si chiama Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi, che si trova presso il San Luigi di Orbassano, ci occupiamo di malattie neurodegenerative a livello di ricerca di base, ma anche abbiamo numerose collaborazioni con i clinici. Nell'ambito di questo abbiamo un progetto europeo, Horizon 2020, che avevamo presentato anche in passato, sull'invecchiamento attivo in salute. E quindi nel corso, diciamo, della preparazione e presentazione di questo progetto e di altri progetti, siamo venuti un po' a contatto con questo mondo della information technology, information and communication technology, in relazione alla medicina. E quando appunto ci è stato proposto di partecipare alla rivista DigitCult, abbiamo proposto questa special issue sulla medicina e ICT. In questa presentazione noi in pratica vi faccio vedere alcuni aspetti di quello che stiamo facendo. Qui vedete, è una diapositiva abbastanza complessa, però semplicemente per farvi vedere come
noi stiamo monitorando circa 600 persone anziane in giro per il mondo, siamo non solo in Italia ma e nemmeno in Europa, abbiamo anche degli australiani, dei giapponesi e dei coreani, a cui mettiamo tutta una serie di device che in pratica attraverso una piattaforma tecnologica raccolgono tantissime informazioni riguardo alla vita di tutti i giorni e monitorando la loro attività, sono persone in discreta salute che però stanno andando incontro alla fragilità, noi proponiamo delle soluzioni innovative per stimolare determinate attività sia cognitive che fisiche e prevenire il decadimento. E quindi vedete che se andiamo avanti, tutte queste informazioni, per esempio, sono strumenti, device che in realtà sono già in commercio. Questi per esempio danno informazioni sulle medicine da prendere, sulle attività da fare, se andiamo avanti ancora. E qui vedete si può monitorare la frequenza cardiaca, la pressione, la temperatura, il sonno, anche la qualità del sonno, sempre con dei device. Se andiamo avanti, possiamo anche decidere la dieta giornaliera in base alle esigenze dei soggetti con delle app per il cellulare e valutare l'attività fisica dei soggetti e proporre degli esercizi fisici per migliorare le condizioni generali. Credo che forse si sente. E quindi se andiamo avanti, e qui vedete invece ci sono degli esercizi cognitivi, noi abbiamo con noi anche questo Kawashima, che è un professore dell'Università di Tohoku, che è quello che ha inventato il brain training della Nintendo un po' di anni fa. Quindi tutte queste cose servono ovviamente per prevenire il decadimento dell'anziano. Una cosa particolare è questo tipo di occhiali che vedete qua, sono degli occhiali che hanno degli accelerometri a livello delle stanghette e poi hanno dei sensori a livello dei naselli che permettono di valutare i movimenti oculari. Quindi da una parte valutano l'equilibrio della persona, dall'altra valutano lo stato dei movimenti oculari che può cambiare nel corso delle malattie neurodegenerative. Tutte queste informazioni passano attraverso il cellulare a una centralina che le può elaborare e quindi proporre ai soggetti un eventuale intervento. Se andiamo avanti, ecco, qui vedete questi occhiali nella pubblicità della ditta giapponese, una grossa ditta che... Prego. E vedete, adesso ovviamente questa è una pubblicità e loro lo propongono soprattutto per dei giovani che vogliono fare corsa, esercizio fisico, per ovviamente migliorare le proprie prestazioni e il proprio equilibrio. E comunque riuscite a vedere come in pratica gli occhiali attraverso gli accelerometri riescono a valutare la qualità anche della corsa del soggetto. E poi dovreste vedere anche alla fine, ecco, vedete, delle registrazioni dell'attività elettrica dei vari movimenti oculari. Tutte queste informazioni proprio per trovare nuovi sistemi per assistere gli anziani e in pratica prevenire il decadimento fisico, renderli autonomi più a lungo possibile in casa propria, anche con le soluzioni di casa intelligente che può essere integrata sempre a questi sistemi. E qui ci sono anche i robot, come diceva il rettore, questo è un famoso robot Pepper che viene venduto in migliaia di esemplari. Prego, questo è un filmato che gli avevo fatto io
quando siamo andati a Waseda a Tokyo. E questo è un robot che vedete sembra un bambino, quindi viene molto ben accettato anche dagli anziani nelle case di cura. Viene usato per stimolare esercizi fisici e cognitivi e interagisce abbastanza bene con le persone. E adesso può anche riconoscere l'umore delle persone guardando la mimica facciale. Quindi lo stanno cercando di implementare, e l'idea di usarlo appunto nella cura degli anziani per sostituirlo alle badanti. Anche questo robot può essere un raccoglitore di una quantità enorme di informazioni dai soggetti che ha in cura. Per esempio, nel momento in cui mi parlava mi ha chiesto come mi chiamavo, mi ha fatto la foto e mi ha schedato. Infatti poi dopo, schiacciando sull'iPad che ha sul petto, venivano fuori tutte le informazioni su di me che aveva raccolto. Quindi tutta questa quantità enorme di informazioni può essere poi raccolta e trattata con l'analisi appunto attraverso l'intelligenza artificiale, quindi attraverso machine learning, deep learning, da una parte per migliorare le prestazioni. Voi sapete che ci sono questi sistemi della IBM adesso che fanno diagnosi, per esempio facendo le foto dei nei possono con una buona approssimazione individuare dei melanomi, per esempio. E questo, diciamo, basandosi su migliaia di foto che hanno fatto a dei melanomi e poi che sono stati analizzati da medici e anche dagli anatomopatologi. Ma oltre a questo si può usare appunto il deep learning per trovare nuovi segni, nuovi sintomi. Infatti uno degli articoli della rivista riguarda proprio questo, cioè si riferisce all'idea di prendere questa enorme massa di informazioni che vengono raccolte dai device e proporre nuovi segni, nuovi sintomi di malattia che poi devono essere validati dal medico. Quindi fare un processo inverso, invece di essere il medico che istruisce la macchina, è la macchina che propone dei segni e dei sintomi, e poi il medico dice se tutto questo ha un senso. Ovviamente tutto questo comporta molti problemi anche dal punto di vista della privacy dell'individuo, del management di tutti questi dati, non ultimo il fatto che proprio recentemente è uscita una nuova legge europea sulla privacy a cui tutti ci dobbiamo conformare. Però sicuramente apre nuove strade e molto spesso, molto probabilmente tra un po' di tempo, oltre allo specialista medico umano da visitare, ci troveremo un robot che ci suggerisce le diagnosi. Direi che con questo grazie. Adesso vedremo invece un tema che sarà quello del prossimo specialissimo, quindi quello che uscirà nel 2018, che è dedicato ai social reading. Per presentarli abbiamo un brevissimo filmato di uno dei curatori, che è Gianni Corrino, e poi invece intervento da Maurizio Vivarelli, che è un professore di biblioteconomia all'Università di Torino. Buongiorno a tutti da Plymouth, Inghilterra. Siamo qui vicino alla Cornovaglia e io sono Gianni Corrino, uno dei curatori, insieme a Chiara Fagiolani, a Maurizio Vivarelli e a Lorenzo Verna, di questa nuova special issue di DigitCult. Un'iniziativa che è nata su stimolo del professor Ricciardi e in discussione con Domenico Monreale e Tatiana Mazzali, e anche presa spunto dalla pubblicazione del libro Le reti della lettura. L'idea è quella di riflettere appunto e di raccogliere contributi su una pratica emergente del social reading e di guardare alle nuove configurazioni che la lettura
è il nuovo valore che viene generato quando un oggetto, i suoi contenuti e le pratiche legate ad esso entrano in rete. Quindi vorremmo dare visibilità a questo nuovo fenomeno. I social media, i big data, l'internet delle cose e il blockchain sono l'occasione per riflettere e anticipare anche la definizione di nuovi significati e valori di quelle che sono delle pratiche come quella della lettura antiche. Quindi questa è diciamo, la tematica generale della special issue. Vi invitiamo a contribuire. Il bando è ancora per contributi è ancora aperto fino al 30 di maggio e sono grato al professor Ricciardi che ha dato l'occasione del Salone del Libro per presentare questa no nostra iniziativa. Purtroppo non sono lì, ma Maurizio Vivarelli è lì con voi e lascio quindi la parola a lui. Perché entri più nel dettaglio sia della definizione di cosa intendiamo per social reading, ma anche di quelle che poi sono gli argomenti specifici del special issue. Un saluto a tutti, bye bye. Ok, la parola allora a Vivarelli. Va bene, grazie. Allora, intanto vorrei ringraziare il collega Mario Ricciardi per l'invito, la rivista, per l'opportunità che ci è stata data come Gianni Corino, con il quale mi sono sentito anch'io in questi giorni per concordare un po' anche le modalità espositive di questo intervento intrecciato. Per l'opportunità, dicevo, di poter lavorare intorno a questo special issue che già Gianni ha ricordato e di cui qui vedete in questa slide, vedete il titolo d'assieme, no? Gianni ne ha già descritto la fisionomia, i contenuti, ha dato anche delle indicazioni pratiche legate all'utilizzo per chi ne fosse interessato di questa opportunità e quindi su quei temi lì non mi dilungo ulteriormente. Vorrei ora utilizzare in esordio di questo intervento, naturalmente molto breve, riprendere una vecchia, anche un po' usurata metafora, no? Che mi permette di ricollegarmi ai temi di straordinario interesse dell'intervento che mi ha preceduto e dello special issue che è stato richiamato. Perché, come tutti noi sappiamo, diciamo, i luoghi della lettura, le biblioteche, e una delle biblioteche per antonomasia mitica, romanzata, la Biblioteca di Alessandria, aveva sulla sua soglia una famosa iscrizione, no? Che era Iatreion Psiuches, cioè quindi quell'ambiente, certo, in un modo intuitivo, era percepito, l'ambiente della biblioteca, dico, era percepito come un luogo che produceva degli effetti analoghi, omologhi a quelli che i farmaci producevano nella psiche. E quindi c'è una linea, certo, molto complessa, che collega un po' i campi delle culture mediche e delle pratiche di lettura che anch'esse, questo è stato il tema che abbiamo provato a sviluppare in un seminario che c'è stato qualche settimana fa, con diciamo il benessere individuale e sociale. Ci sono delle relazioni, ci sono delle linee interessanti di ricerca, alcune delle quali hanno a che fare anche con il nostro diciamo campo specifico. Prego. Ora, quello che volevo mostrare, ma spero che l'animazione funzioni, è come si è trasformato il nostro diciamo contesto di riferimento, no? Queste trasformazioni sono state evocate anche nel breve intervento di saluto del rettore e quindi quello che ho provato a fare con questa grafica tutto sommato semplice è mostrare un ambiente di una biblioteca classica, canonica, non digitale, fisica e mostrare diciamo l'articolazione estetica e cognitiva dell'atto del leggere, cioè un oggetto che viene letto, un testo analogico lì e un contesto rispetto a cui si muove lo sguardo diciamo del lettore che è quel giovane con la t-shirt. Prego. E lo sguardo si muove e poi torna al suo testo. Ora, prego, vado avanti. Questo, diciamo, l'esperienza di lettura va immaginata in questo contesto, no? Ora quella è un'immagine, è un piccolo espediente, ma non di marketing, che è la stessa utilizzata nella copertina del libro che Gianni ha
ha citato questo, le reti della lettura. Quindi questo lettore è immerso in questo flusso di dati. Flusso di dati, ora lì ho semplificato, delle più variegate tipologie che provengono da vari canali e che poi aspettano di essere letti, cioè integrati, cioè ricontestualizzati. Questo mi consente, visto che vedo che in sala c'è anche il collega amico Gino Roncaglia, di richiamare anche il titolo del libro di Gino Roncaglia che è uscito proprio in queste ultime settimane, che si intitola L'età della frammentazione. Questo è uno dei compiti dell'esperienza di lettura, no? Ricostruire dei contesti, unire i granuli di questa quantità smisurata di dati che viene continuamente prodotta. È stata evocata in precedenza la quantità dei dati che vengono prodotti e che lì sono visualizzati in quel modo. Il compito di chi si occupa di lettura, anche partendo da una prospettiva, diciamo, umanistica in senso lato, qual è quella in cui io mi colloco, deve provare a confrontarsi, deve, è una scelta, proviamo a confrontarci con questa serie di problemi e in particolare con il social reading. Prego, andiamo, ecco, fermiamoci un attimo qui. Il social reading, intanto, che cosa vuol dire questa locuzione social reading? Vuol dire molte cose ancora, non c'è una definizione chiara, anche da un punto lessicografico univoca, no? Per cui l'espressione può essere intesa nella sua accezione più ampia come denotante, connotante, diciamo così, tutto ciò che ha a che fare con il libro nella sua riconfigurazione digitale e con le pratiche di lettura che a loro volta si vanno riconfigurando in queste oscillazioni libro gutenberghiano, post gutenberghiano, ebook, no? Si stanno ibridando e saldando in nuovi orizzonti, diciamo, prefigurazioni estetiche e cognitive. Quindi si va da un molto ampio, questo, a un altro asse di orientamento più specifico. Il social reading come termine che denota grosso modo le funzionalità delle piattaforme come Anobi, che è quella su cui noi abbiamo lavorato, all'interno delle quali avvengono delle pratiche di lettura che però non hanno a che fare direttamente con la lettura del libro, cioè in Anobi, ma in molte altre piattaforme come Goodreads, o ce ne sono molte altre, però Anobi e Goodreads sono, diciamo, tra le più note. Ci sono altri elementi informativi, altri dati, non c'è il libro nella sua dimensione digitale, ci sono metadati di quel libro, ci sono elementi valutativi che hanno a che fare con il rating, no? Stelline, punteggi. È data la possibilità di costruire collezioni digitali che poi attraverso degli algoritmi vengono tra loro comparate per valutarne l'affinità. Avvengono delle cose. Allora, il nodo con cui ci siamo confrontati per la impostazione un po' delle linee di lavoro di questo special issue e delle attività di studio che stiamo portando avanti è provare a cercare di capire meglio che cosa accade in quei dati depositati e sedimentati all'interno di una specifica piattaforma. Questa è la linea su cui noi abbiamo lavorato, ma lo special issue auspicabilmente da racconto di altre prospettive di ricerca. Allora, lì uno dei primi problemi è quello di riuscire a acquisire la disponibilità dei dati, perché i dati che giacciono all'interno delle piattaforme del social reading non sono per nulla dati open. Noi siamo entrati, abbiamo avuto la possibilità di lavorare con i dati Anobi per motivi contingenti, diciamo così, perché abbiamo conosciuto l'attuale responsabile della piattaforma, Edoardo Brugnatelli, abbiamo condiviso le linee generali di questo progetto e siamo riusciti ad ottenere l'export dei dati, che hanno una consistenza big. In effetti, i dati di Anobi sono descritti circa 1.200.000 unità libri, diciamo così, con circa 300.000 libri in italiano. E ci sono, ora non mi ricordo esattamente, comunque il numero delle recensioni colloca la massa, la consistenza di questi dati in area big. Tutti gli elementi informativi acquisibili a partire da questi dati erano del tutto ignoti all'ambiente Anobi, sia nella sua fase costitutiva, lo studente coreano, sia in quella finale, l'acquisizione da parte
di Mondadori. E allora abbiamo cominciato a studiarli. Da lì è nata questa prospettiva di ricerca, scusate, condivisa da noi curatori di questo special issue, anche attraverso una convenzione con la Sapienza e con Chiara Fagiolani, che è ricercatrice appunto alla Sapienza. E a partire da questa duplice linea di ricerca, prego, che cosa abbiamo prodotto? Ora qui ci sono delle sintesi lato visualizzazione dei dati. Ci siamo mossi secondo due linee, diciamo fondata la prima sulla network analysis, la seconda sul text mining, però dato che qui lo schermo è piccolo e quindi gli elementi testuali erano poco percepibili, mi sono limitato a isolare e proporvi, no, torniamo alla prima, a proporvi alcune di queste tre, diciamo, visualizzazioni, questi tre grafici che sono stati realizzati a partire da contenuti informativi presenti in Anobi, isolati con un percorso fondato proprio sulla network analysis, insomma, poi organizzazione topologica dei nodi sulla rete, eccetera. Ora questa è un'immagine statica, il grafo poi può essere navigato, e ne abbiamo, diciamo, su traiettorie specifiche che abbiamo, diciamo, comunicato con questo libro e in altre serie editoriali, abbiamo prodotto questi tre grafi. La rete dei libri, in cui i nodi sono i libri, semplificando un po', prego, la rete dei lettori, in cui i nodi sono i lettori, cioè i recensori dei libri, perché come vi dicevo in Anobi sono presenti delle recensioni, e infine l'ultima è la rete degli editori. Abbiamo provato a visualizzare, sempre con nodi e archi tra nodi, la mappa, questa mappa complessiva degli editori per come sono rappresentati nell'ambiente Anobi. Abbiamo avuto modo di parlarne anche recentemente in un'occasione seminariale con l'ambiente Forum del Libro, che come forse sapete raccoglie diciamo editori particolarmente interessati a diciamo capire meglio che cosa avviene secondo queste traiettorie. Quindi un asse è stato la network analysis, l'altro asse è stato il text mining, e quindi l'analisi delle parole delle recensioni, che allora ora arrivo alla conclusione e dico due cose di sintesi. Che cosa abbiamo ottenuto noi fino a questo punto? Abbiamo ottenuto allora intanto degli esiti di natura descrittiva, che a noi paiono già questi abbastanza significativi, cioè capire meglio che cosa accade all'interno delle reti che sono di fatto già configurate all'interno di queste piattaforme, e su una di queste abbiamo lavorato. Quindi c'è una componente descrittiva di queste linee di ricerca. Poi abbiamo cominciato ad avviare delle considerazioni sulla parte, per così dire, inferenziale, quella predittiva. E a questo proposito vorrei ricordare un lavoro di cui ho visto traccia, insomma, in letteratura, che mi è parso interessante su uno degli assi verso i quali queste ricerche possono essere orientate. Cioè una relazione tra le parole presenti in Anobi, cioè nelle recensioni degli utenti della community di Anobi, relative a dei libri naturalmente, le recensioni sono tutte relative a dei libri, e la correlazione tra gli esiti dell'analisi di queste parole e i bestseller di Amazon. Quindi c'era un dato effettivo, no? Che si era verificato, un libro diventa un bestseller, vende molto attraverso le classifiche di Amazon. A quei libri erano già collegati dei blocchi di parole dotati di loro caratteristiche, frequenze, insomma analizzate lato text mining. Sulla base di questa correlazione, che implica la disponibilità naturalmente dei dati sia Anobi sia Amazon, è stato possibile provare a definire un modello a base inferenziale, cioè partendo dalle parole e sapendo ex post quali erano i libri che diventavano bestseller, è stato possibile sviluppare dei modelli che cominciano ad avere elementi di predittività. Ora, i due scenari, e qui concludo, sui quali noi stiamo lavorando, sono: il primo a matrice più generale, capire come si sta riconfigurando la lettura secondo le molte traiettorie che ne stanno caratterizzando l'evoluzione, no? Ha una sua autonomia questa linea di ricerca, che, e credo abbia anche una sua fondatezza. Un'altra linea invece
orientata in maniera più decisamente applicativa. Gli esiti di queste attività ci auguriamo che possano essere utili anche per il mercato editoriale che qui ci circonda. No, siamo all'interno di un luogo in cui gli editori cominciano a interrogarsi sui benefici, come l'azienda che è stata evocata in precedenza dal rettore, la Solvay, no? Che ha ottenuto un beneficio molto quantificabile. Abbiamo avviato un interessante possibile percorso con Giunti, che è un gruppo editoriale di consistenza media, e l'obiettivo è simile, cioè vedere se attraverso l'analisi dei dati sono individuabili dei benefici concreti simili a quelli messi in evidenza nel processo produttivo Solvay. E mi auguro che parte di questi contenuti possano essere comunicati in modo, diciamo, efficace e significativo nello special issue che sarà disponibile nella parte finale dell'anno. Ok, grazie. Grazie al professor Vivarelli. Adesso ascolterete invece diciamo le posizioni a proposito di un tema di grande attualità e che su cui ci sono degli schieramenti oppositivi molto significativi, che è quello dei monopoli digitali. Questo tema è già stato affrontato nella sezione che si intitola Provocations and Dialogues in DigitCult, lo sarà ancora successivamente, perché a partire da ricerche come il Censis, come Istat eccetera, sono stati sviluppati una serie di posizioni. Adesso vedrete un breve filmato di uno dei contributori che anticipa sostanzialmente quello che sarà il tema, e poi ci sarà l'intervento di Enrico Piedemonte in presenza, e quindi avremo il completamento di questa. Ecco, l'autore del video si chiama Vetere ed è dirigente, importante dirigente dell'IBM per i programmi avanzati. Circa 25 anni fa, di questi tempi, stavo installando Mosaic, che era il primo browser web, e stavo iniziando a navigare per quella rete, che poi si è chiamato appunto il World Wide Web, di documenti, di siti informativi che si iniziavano a costruire attorno a questa piattaforma sviluppata presso il CERN da Tim Berners-Lee, come sappiamo. E negli anni a seguire assistevo alla nascita di un nuovo illuminismo basato sulla metafora di questa piattaforma, che era una piattaforma decentralizzata, paritaria, in cui ciascuno poteva rappresentare i propri contenuti, rappresentarsi come soggetto, interagire in modo appunto paritetico con gli altri soggetti. Un nuovo illuminismo che vedeva in questo la metafora di uno sviluppo sociale, economico, di un progresso verso la scienza, verso la verità, eccetera. Oggi noi sappiamo che questa visione, questa chiamiamola illusione del tempo, è stata smentita, diciamo, dalla storia. Siamo a un web che è collassato, sostanzialmente sta collassando in pochi grandi collettori di interazioni, di informazioni, di dati, le grandi piattaforme sociali come Facebook, motori di ricerca come Google, sistemi di commercio elettronico come Amazon. E questa concentrazione è un fatto preoccupante, ormai non più soltanto, diciamo, per i primi intellettuali del web, è un fatto preoccupante a livello macroeconomico. La stessa Commissione europea sta considerando la possibilità di un unbundling, cioè di uno spacchettamento delle funzioni di Google. La stessa GDPR, la legislazione sui dati e sulla privacy, non tocca direttamente il tema del monopolio, ma comunque cerca di porre le premesse, almeno in termini di portabilità dei dati personali, verso una maggiore distribuzione di queste informazioni.
Tuttavia, il grande tema della distribuzione dell'approdo ad una infosfera decentralizzata è sostanzialmente ancora sul tavolo, non è stato indirizzato dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo così come ci si attende che debba essere. Questo contributo che ho dato in questa rivista, in questo numero, va un po' nella direzione di capire quali siano le direttive che la ricerca dovrebbe perseguire in vista di diciamo una infosfera più equilibrata, in cui tante piattaforme sociali possano coesistere, cooperare, interoperare, quindi io possa avere la mia utenza diciamo su una certa piattaforma che eventualmente mi offre dei servizi specifici o delle condizioni di servizio per me più favorevoli, ma ancora riuscire diciamo a interoperare con altri utenti che siano sulle loro piattaforme preferite. Ecco, architetture decentralizzate di questo genere sono state anche diciamo in passato ricercate, ci sono state iniziative anche nell'open source per produrre il middleware necessario a questo. Tentativi diciamo per lo più finiti nel nulla, comunque che hanno incontrato diciamo delle grosse difficoltà. Quali sono queste difficoltà? Come approcciare a queste difficoltà con un'agenda di ricerca che sia focalizzata esattamente su questi temi? Questo è la cosa che ho cercato di diciamo illustrare, di iniziare a su cui ho iniziato a ragionare nel mio articolo. Spero che possa interessarvi, grazie. Bene, adesso la parola quindi a Enrico Pedemonte, che oltre a essere di nascita fisico, se non sbaglio, giornalista, sarà uno scrittore pubblico fra pochi giorni, perché uscirà il suo romanzo La seconda vita. Speriamo di avere una seconda vita. Che vergogna, non dovevi dirlo. Pubblicato. Dunque, buongiorno, intanto ringrazio Ricciardi per avermi invitato e per avermi invitato a scrivere sulla rivista. Io ho scritto un articolo sul numero scorso di Digit Cult partendo da una considerazione, partendo sostanzialmente dallo stupore che oggi di fronte a giganti digitali che hanno dei fatturati che sono paragonabili a degli stati e che operano in una rete sostanzialmente priva di regole, non ci sia in Italia una consapevolezza dei rischi che si corrono. All'epoca del vecchio capitalismo la sinistra aveva messo in piedi una grande battaglia per contenere lo strapotere delle vecchie aziende, oggi c'è una totale inconsapevolezza da parte dell'opinione pubblica che preferisce utilizzare i servizi gratuiti che vengono forniti da queste aziende senza porre alcun problema. In questo momento c'è una grande battaglia culturale in corso a livello internazionale, l'Italia è totalmente assente da questa battaglia. E io di questo mi occupo. C'è un esempio storico che viene fatto, che è un esempio storico che è particolarmente stringente tra gli attuali grandi del digitale e la Standard Oil di Rockefeller, che aveva il 90% del mercato della raffinazione del petrolio a cavallo tra l'800 e il 900. Esiste un confronto storico per varie ragioni, sia perché oggi si dice che i dati sono il nuovo petrolio, sia perché i numeri e le quote di mercato sono sostanzialmente analoghe oggi ed allora, sia perché Rockefeller faceva discorsi molto simili a quelli che fanno oggi Zuckerberg e gli altri leader delle aziende digitali, dicendo che con la sua attività lui faceva un'operazione benemerita perché innovava
abbassava il prezzo dei raffinati del petrolio, consentiva ai poveri di illuminarsi con le nuove tecnologie, esattamente come oggi i big del digitale dicono che tutte le cose che ci danno in regalo migliorano la nostra qualità della vita. È curioso, tanto per darvi un escursus storico molto rapido, è curioso vedere quello che è successo dal punto di vista della guerra ai monopoli. Nel 1911 Standard Oil viene spaccata in 34 pezzi, da quel momento per 50 anni la lotta ai monopoli è l'elemento centrale della politica della sinistra americana e in parte europea. Il New Deal di Roosevelt è basato sulla guerra ai grandi monopoli. Pensate che negli Stati Uniti fino alla fine degli anni 60 non era possibile costruire reti di supermercati che andassero oltre il confine degli stati, no? Perché si temeva per lo strapotere di questi giganti. Questa cosa qui cade improvvisamente negli anni 70 sostanzialmente, perché vengono elaborate nuove teorie presso la scuola di Chicago, Friedman sostanzialmente. Negli anni 80 il reaganismo fa piazza pulita della lotta ai monopoli, Clinton dà una mano negli anni 90 rompendo tutte le barriere nel mondo delle banche. Il web nasce negli anni 90 in un mondo completamente deregolamentato. Io ho iniziato a seguire il web dall'inizio degli anni 90 ed era una eresia dire che nel web bisognava introdurre delle regole. Non si potevano introdurre regole, non si potevano introdurre tasse. Il risultato, e furono dette un sacco di sciocchezze sull'utopia della libertà, il risultato oggi, 25 anni dopo, è la creazione di monopoli, mettendo insieme il fatturato delle 5 grandi aziende del web si ottiene un fatturato complessivo poco lontano a quello della Germania, monopoli che controllano completamente i nostri dati, monopoli che consentono fatturati grazie ai quali si possono fare investimenti in ricerca e sviluppo colossali. Amazon spende ogni anno 23 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, Google 15 miliardi di dollari, Facebook 12. Non credo che siano paragonabili, anzi lo so, a quanto viene speso in ricerca e sviluppo in grandi paesi occidentali. Quindi dicevo, è una grande battaglia culturale. E nel prossimo numero io mi occupo di che cosa del che fare, quali azioni si possono mettere in atto. La grande battaglia culturale è molto semplice: da una parte c'è la grande cultura della Silicon Valley, il capostipite è Peter Thiel, fondatore di PayPal. Peter Thiel ha scritto un libro che si chiama From Zero to One, dove teorizza che il monopolio, che il capitalismo debba essere costruito intorno ai monopoli. Peter Thiel dice competition is for losers, la competizione è per i perdenti. Il capitalismo si deve basare sui monopoli. Se voi spaccate i monopoli interrompete il meccanismo della crescita. Dall'altra parte c'è chi invece cerca di minare questa continua crescita. È molto difficile. Le vecchie regole antimonopolio sono basate su alcuni assiomi della scuola di Chicago che dicevano: un monopolista è tale se danneggia i consumatori, se il suo monopolio danneggia i consumatori e se in qualche modo questo monopolio danneggia l'innovazione. Naturalmente tutto ciò non è vero per i big del digitale, perché i big del digitale non danneggiano i consumatori perché regalano servizi o offrono servizi a bassissimo prezzo come Amazon, e certo non danneggiano l'innovazione perché gli investimenti in innovazione sono colossali. Però esiste un problema, quindi quello di cui a livello internazionale ci si sta occupando è come fare e che cosa significa essere un monopolio nel XXI secolo.
e ci sono una serie di elementi cruciali da tenere sotto attenzione, che sono innanzitutto il problema del potere. È possibile, dimmi quando mi devo fermare, è possibile dire che giganti di questo genere, che stanno dilagando a livello internazionale e hanno un potere paragonabile a quello degli stati, forse pongano dei problemi al potere politico. C'è il problema della raccolta dei dati, che come dicevo prima è considerato ormai il petrolio dell'epoca contemporanea. C'è il problema degli algoritmi, che ormai controllano la nostra vita, la regolano, e che sono totalmente fuori dal controllo pubblico e dal controllo dell'opinione pubblica. Che fare per arrivare a una sintesi, per tenere sotto controllo queste imprese? C'è chi sostiene che queste piattaforme, in particolare Google, Facebook e Amazon, debbano essere considerate public utilities e quindi, come le public utilities, debbano essere regolate. C'è un caso di public utility fondamentale che è oggetto di studio, che è quello di AT&T negli Stati Uniti. AT&T, un'azienda privata che aveva il monopolio dei telefoni. Negli anni 70 AT&T viene regolata pesantemente dal governo e le viene imposto sostanzialmente di rendere pubbliche pubblici tutti i brevetti che produceva. Avendo questo ruolo di monopolio, essendo un'infrastruttura sostanzialmente pubblica, doveva restituire alla popolazione i frutti dei propri profitti. Da questa cosa qui, badate bene, nacque un'innovazione straordinaria negli Stati Uniti, perché da questa cosa qui nacquero sostanzialmente le aziende della Silicon Valley, a partire da Texas Instruments negli anni 70, per proseguire poi con Microsoft, con Google e compagnia bella, perché quei brevetti furono utilizzati in modo creativo. Devo finire? Perfetto. Molti sostengono che sia stato un errore consentire a questi big di fare acquisizioni troppo grosse. L'esempio tipico di scuola è quello di Facebook, che a cui è stato consentito di acquisire WhatsApp e Instagram. Molti considerano rilevante porre l'attenzione sulla politica dei prezzi. Non è per niente chiaro se Amazon, per esempio, personalizza i propri prezzi ai singoli utenti, e questo dovrebbe essere considerato. Molti pensano che la creazione degli algoritmi dovrebbe essere controllata dall'ente pubblico, perché queste cose stanno diventando sempre più importanti. C'è una discussione in atto. In Italia questa discussione è totalmente assente. Credo che noi dobbiamo introdurla nel dibattito politico, perché c'è questa fortissima contraddizione. L'opinione pubblica si beve in maniera critica i servizi offerti da questi giganti, ma questi giganti stanno, da molti punti di vista, per esempio con l'aumento delle ineguaglianze sociali ed economiche, peggiorando la vita della gente. E su questo finisco. Bene, su questa nota di ottimismo diamo adesso la parola all'ultimo intervento, che è molto importante per noi perché apre una nuova collaborazione col centro Nexa del Politecnico, ma anche apre lo spazio a un tentativo di scrittura, no? E di elaborazione dei contributi in area scientifica, che raramente nelle riviste cosiddette scientifiche è visibile. Allora, adesso la parola a Antonio Sant'Angelo, che è il direttore esecutivo di Nexa. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Ricciardi per avermi invitato e per aver invitato il centro Nexa a questo evento. Una breve presentazione del centro Nexa per farvi capire di cosa sto per parlarvi. Il centro Nexa è un centro di ricerca del Politecnico di Torino che si occupa di studiare il rapporto fra informatica e società, fra
studia il modo in cui l'informatica influenza e cambia la nostra vita di tutti i giorni, e nello specifico si interessa soprattutto del rapporto fra informatica e vita democratica. Il Centro Next è un posto in cui si fa ricerca interdisciplinare, è stato fondato da un ingegnere informatico e da un giurista, ed è un posto in cui, per esempio, io che sono un semiologo e alcuni miei colleghi che sono sociologi, antropologi, abbiamo l'opportunità di collaborare con gli ingegneri per riflettere, appunto, da un punto di vista sia tecnico ma anche sociologico, semiotico, e basato proprio su riflessioni sul funzionamento della cultura, sul modo in cui l'informatica incide sulla nostra vita. Uno dei nostri compiti è portare i tipi di ricerche che noi facciamo verso la società civile, e a questo proposito organizziamo una serie di seminari che si tengono tutti i mesi presso la nostra sede, e avevamo l'obiettivo già da tempo di trasformare questi seminari in contenuti multimediali che ci permettessero di raggiungere un pubblico ancora più ampio di quello che già raggiungiamo. E qui arriva l'incontro con il professor Ricciardi e con la rivista DigitCult, perché abbiamo deciso di aprire una rubrica transmediale all'interno della stessa DigitCult, in cui il nostro obiettivo potrebbe, ecco, lo potrei definire facendo una citazione da una serie TV molto famosa di questi tempi, che è Black Mirror, cioè una serie TV che si occupa appunto di ragionare su come il digitale e i media digitali hanno in qualche modo portato vantaggi ma anche una serie di problematiche molto serie nella nostra vita quotidiana. Ecco, Black Mirror ci fa vedere nella sua sigla di apertura che lo specchio del digitale, il modo in cui il digitale specchia la nostra vita, si è rotto, e la nostra vita in qualche modo sta andando verso delle direzioni anche un po' distopiche, di cui si è anche parlato qui. Ecco, noi vorremmo riaggiustarlo, questo specchio, e fare in modo che la retorica che di questi tempi si sta diffondendo attorno alle tecnologie digitali, e cioè che mentre un tempo le vedevamo come delle tecnologie di libertà che avrebbero in qualche modo migliorato e modificato la nostra vita, adesso invece stanno diventando delle tecnologie pericolose che invece potrebbero portarci alla rovina. Beh, ecco, questa retorica ci piacerebbe equilibrarla in maniera naturalmente critica, perché non si può rinunciare all'aspetto critico, però ci piacerebbe che questa nostra rubrica all'interno di DigitCult diventasse anche uno spazio di creazione di intelligenza collettiva e di partecipazione delle persone per trasformare queste culture, queste tecnologie digitali in qualche cosa di veramente utile per l'essere umano. A questo proposito, la rubrica che abbiamo deciso di creare all'interno di DigitCult si chiama Parole in codice e funzionerà nel modo seguente. Ogni volta che uscirà un numero di DigitCult, noi ci occuperemo di uno dei temi problematici, no, della cultura digitale. Per esempio, il primo numero sarà sul tema della digital death, cioè della morte e del modo in cui le tecnologie digitali vengono utilizzate nel momento del trapasso, no? E quindi quando le persone muoiono e vogliono lasciare qualcosa di sé a chi rimane. Ecco, vorremmo creare attorno a temi come questo. Il prossimo tema invece, per esempio, sarà la blockchain, e quindi il modo in cui la blockchain potrebbe modificare la nostra vita, il modo di funzionare anche delle nostre interazioni sul web. Vorremmo creare una serie di contenuti multimediali
protonarrativi. Che cosa vuol dire protonarrativi? Che costruiscano una sorta di storia all'interno della quale i nostri lettori, utenti possono entrare per approfondire queste tematiche, diventare un minimo edotti su quali sono i problemi, ma anche le potenzialità per la nostra vita di questi temi, e poi dare anche il loro contributo allo sviluppo della riflessione. La rubrica funzionerà in questo modo: ci sarà una mappa della città, diciamo, digitale del futuro, che si chiamerà Nexa City e che adesso noi stiamo sviluppando. Qui vedete naturalmente un prototipo molto grezzo, non sarà così scura perché il nostro progetto non è distopico ma utopico. Naturalmente la coloreremo e la popoleremo. Ogni volta che affronteremo un tema andremo a occuparci di come la nostra vita quotidiana all'interno delle città può cambiare in funzione dello sviluppo delle tecnologie digitali. Per esempio, come vi dicevo, in questo numero di DigitCult andremo al cimitero e dentro al cimitero si troveranno dei podcast attraverso cui chi si vuole interessare del tema della digital debt possa inquadrare in una maniera anche un po' ludica, perché vogliamo fare un programma radiofonico basato sulle interviste impossibili, no? Quindi fra personaggi, per esempio letterari. In questo caso vogliamo usare Anna Karenina, che è una persona che è rimasta molto in vita dopo la sua morte, con altri personaggi sempre di nostra invenzione ma più legati, diciamo, alla vita quotidiana, che dialogano di come si può rimanere, diciamo, dopo la morte nella nostra società, eccetera. Questo dovrebbe interessare il nostro lettore barra utente ad approfondire più scientificamente questi temi, e quindi scriveremo un articolo scientifico che finirà anche nella versione cartacea di DigitCult, però potrà essere fruito naturalmente anche via web, visto che DigitCult è anche una rivista digitale. Scriveremo quindi un reportage più generalista che permetta a chi non vuole approfondire scientificamente il tema, quindi non vuole sapere qual è tutto il dibattito anche scientifico letterario su questi argomenti, comunque di potersi orientare all'interno dell'argomento che tratteremo. E alla fine produrremo un video in cui intervisteremo una serie di persone che hanno accettato di entrare dentro a questo percorso di approfondimento di questo tema, e che ci diranno che cosa ha suscitato in loro la nostra messa a fuoco dell'argomento. A quel punto entreranno in campo tutte le persone che vorranno creare intelligenza collettiva attorno a questa tematica, e che quindi potranno partecipare alla discussione con noi, e magari le individueremo anche per produrre poi i video legati alle tematiche successive, perché vorremmo creare una comunità, insomma, di persone interessate a questi temi anche all'esterno, non solo nella comunità scientifica ma proprio nella società civile. Grazie. Chi l'avrebbe detto che al Politecnico ci veniva fuori anche una creatività di questo tipo? Abbiamo terminato. Io vorrei ringraziare prima di tutto l'editore Aracne, che ha permesso di svolgere questo evento, in particolare Laura Maudares, che è l'editor che ci segue, il nostro angelo custode sostanzialmente, e il dottor Scagnetti, che è il direttore editoriale, e naturalmente tutti i presenti.